Eccoci qui signori, Big Luca, il più milionario di Dubai. In questo video vi parlo di che cosa si prova a essere milionari e ne parliamo dopo la sigla. Non c'è la sigla, l'abbiamo ritolta, ok? Vi abbiamo ingannato nell'ultimo video, ci teniamo a questo momento di intrattenimento. Vabbè, allora signori, ho già fatto un video su che cosa vuol dire essere milionari, quello era un video leggermente più tecnico, ok? Vi ho spiegato la differenza tra essere milionari in patrimonio, patrimonio teorico, patrimonio netto, la differenza tra essere dei cash millionaire, dei cash multimillionaire, che cosa vuol dire, lo stile di vita dei milionari, eccetera, eccetera. Però adesso vi parlo della mia esperienza, ok? Nell'essere milionario, nell'essere il più milionario di Dubai, proprio da classifica ufficiale, cioè non vorrei, però se mi hanno insignito di tale premio non è neanche colpa di nessuno. Quindi una conversazione, molti mi chiedono: Big Luca, te sei milionario, cosa fai, cosa si prova, cosa vuol dire, eccetera, eccetera. Allora vi racconto la mia esperienza. Innanzitutto, io sono diventato milionario a 24-25 anni, non me lo ricordo più, ok? E ad oggi sono, diciamo, un cash millionaire, ok? Diciamo, il mio patrimonio liquido supera il milione di dollari. Di quant'è non ve ne deve importare. È l'unico dato che non rivelo, ci sono tutta una serie di motivi per questa cosa qua, perché tanto non c'entra. Allora, diciamo che sto abbastanza bene. Che cosa vuol dire, che stile di vita ho e che cosa questa cosa ha significato per me, ok? Allora, per prima cosa vi do qualche consiglio. La vostra vita quando diventate milionari, ok, non cambia. Mi dispiace di darvi questa notizia. Quando voi fate un quantitativo di soldi che basta soddisfare il vostro stile di vita, il fatto che siate milionari o multimilionari o decamilionari non andrà ad incrementare di troppo la vostra vita. Quindi, se me lo permettete, vi parlo un po' di questa correlazione tra lo stile di vita. Ovviamente quando le persone iniziano a voler far soldi lo fanno perché aspirano ad avere lo stile di vita che loro pensano appartenga ai ricchi. Ho già spiegato che molte di queste persone hanno delle relazioni, dei ratios assolutamente non intelligenti, nel senso che vedono gli yacht, i jet privati e dicono: se divento milionario me li posso permettere. Poi scoprono che non è così, o non è così per la maggior parte dei casi, ok? Se siete milionari non vi comprerete un jet privato, per quello bisogna essere più o meno miliardari, ok? Potete avere uno yacht piccolo, ma non lo userete, dipende anche da quanti milioni avete, soprattutto da quanto guadagnate, che è un discorso un po' diverso. Penso che sia più utile in realtà inseguire non tanto il label del milionario, che vuol dire che avete un patrimonio totale di un milione. Ho già spiegato che è differente essere cash millionaire così, ma inseguire un income, ok? Quello che farà la differenza è molto più quello che voi guadagnate in realtà. Voi potreste avere un patrimonio di un milione ma guadagnare poco, quindi non vi potete permettere niente. Però il discorso è questo: quando voi guadagnate potete spendere in realtà 20-30 mila euro al mese, ok? Quindi avete una disponibilità di 20-30 mila euro al mese, leggermente di più se avete una famiglia magari con figli. La realtà è che a meno che voi cerchiate il tenore di vita di Dan Bilzerian, la vostra vita non incrementerà così tanto, va bene? Quindi quando voi, diciamo che siete single, avete 20-30 mila euro da spendere ogni mese, non siete dei pazzi furiosi e non volete, e ci può stare, non sto giudicando, vivere la vita di si sboccia poveri ogni giorno a spendere 15 mila euro in discoteca, qual è uno stile di vita estremamente costoso. La verità è che pochissime persone al mondo si possono permettere di spendere 200-300-500 mila euro al mese, cioè è il livello miliardario, ok, quello. Ma a parte quello, la vostra vita non cambierà molto, quindi voi potreste essere milionari molto prima di essere milionari a livello di network, teoria, eccetera, per il semplice motivo che avete lo stile di vita che voi pensate di essere milionari prima di diventare tali, ok? Nel momento in cui voi potete spendere 20-30 mila euro al mese, l'income supplementare che voi avrete, il patrimonio che accumulate, non avrà un'incidenza così evidente, per esempio, anche agli occhi degli altri e di voi stessi, sul vostro stile di vita, ok? Sì, farete degli upgrade, vi potrete permettere, soprattutto dal livello decamilionario in poi, di solito, magari ecco lì arriva la Lamborghini piuttosto che lo yachtino, piuttosto che magari volate più spesso privatamente se vi interessa, ma non è neanche detto. Io conosco moltissime persone che hanno patrimoni ingenti, non volano privatamente, per esempio volano in business, in first, specie volare a livello internazionale col jet privato costa una sbalangata di soldi. Quindi in realtà non è cambiato molto
da quando sono milionario, multimilionario, non stiamo qua a fare la disamina, che ripeto, tanto non conta, potrebbero essere 2 milioni come 8, come 24, ma siccome non cambia dopo un po', è inutile stare a dire quanti e quali. Sappiate che dopo che potete spendere 250.000 euro all'anno, 360.000 euro all'anno, non conta molto quanto guadagnate e quanti ne avete. Ora la domanda potrebbe essere: bene, allora perché accumularli? In realtà la più grande differenza la farà la sicurezza e gli investimenti di lungo periodo. Quindi a me piace e voglio, non avendone un bisogno morboso, anche perché aiuta nel business questa cosa, accumulare più soldi, investimenti, e arrivare, dovrebbe essere il target di tutti, quello di vivere con i dividendi che ti dà il tuo capitale, magari neanche dall'apprezzamento del tuo capitale. Cioè, se tu hai 10 milioni investiti in borsa, 20 milioni investiti in borsa e il 3% di dividendi, puoi arrivare a quella famosa cifra che vi ho dato prima di 30 mila euro al mese, senza neanche mai toccare il tuo patrimonio e senza neanche dover vendere parte di questo patrimonio ogni anno per pagare lo stile di vita, che andrebbe benissimo. Cioè, se il tuo patrimonio sale del 10% ogni anno, tu prelevi il 5%, vivi con quello, a vita tu non toccherai mai i soldi perché si apprezzano e vivi di quella rendita, ma addirittura vivere con i dividendi. Quindi anche in quell'ottica un mio amico mi ha detto, per esempio, secondo me il minimo è avere via 5 milioni, no? Mi diceva, perché 5 milioni investiti al 5% ti danno comunque 250 mila euro di apprezzamento, diciamo, di rendita annuale. Ecco qui che hai un 20.000 euro al mese, quindi minimo quella cifra. 5% è il rendimento minimo a cui chiunque dovrebbe arrivare. Ecco qui quella famosa cifra che vi dicevo prima. Quindi in realtà molti di voi saranno disappointed, cioè saranno delusi quando arrivano a essere milionari, multimilionari, quelli che siete, perché non cambierà molto nelle vostre vite. È semplicemente un label, ok? È un marchio che vi potete mettere sul petto e potete dire di essere milionari. Non cambierà molto la vostra vita. Ciò che cambierà sarà una maggiore sicurezza. Sicuramente più ne avete, più vi sentite sicuri, più potete fare del bene e più avete una stabilità reale. Voglio dire, quando avete un po' di soldi in banca siete tranquilli, perché se vi succede qualcosa un mese voi potete fare fronte, ok? Quando avete un po' più di soldi in banca dite: beh, per 6 mesi posso essere tranquillo. Quando arrivate al livello di dire: guarda, io posso prendermi un anno sabbatico e non guardare neanche quello che sto spendendo, siete ancora più sicuri. Quando potete vivere tutta la vita siete ancora più sicuri, ma lo stile di vita è quello. Un'altra cosa che vi vorrei dire, ed è bene diffondere questa cosa, che è una cosa a cui non crede nessuno, però i beni materiali non vi renderanno felici. Vi possono rendere felici le prime volte, e non sono contro il materialismo, io sono una persona non eccessivamente materialistica, ma che comunque vive in una bella casa, mi piace volare in prima classe, a volte col jet privato, non ho un orologio costoso, eccetera, però mi piace, diciamo, la bella vita. Però la realtà è che la prima volta che voi cambiate casa, andate in una penthouse, ok, e fate quel grosso switch, ok, avete un rush di adrenalina che magari vi dura un mese, 2 mesi, 3 mesi. La prima Lamborghini che comprate, io non l'ho mai comprata perché non ho voglia, ma posso citare il jet privato, che è la prima classe, la prima volta che io ho volato in business, le prime volte che volavo in first class, hai un rush, perché c'è effettivamente un upgrade. Passare per esempio dall'economy alla business class è una cosa oggettiva, cioè ecco, quello quando potete permettervelo fatelo, perché è di tutta oggettività che si viaggi meglio in business class o in economy. Poi se uno deve volare in economy, vola in economy, potendo scegliere. Non conosco nessuno, beh no, non è vero che non conosco, ma conosco persone che si possono permettere anche il jet privato, che volano in economy perché non hanno mai provato la business. Ma quello è lo stacco dei 30.000. Io per esempio volavo in economy che guadagnavo già 100.000 euro al mese, perché avevo un limite mentale, ok? Guadagnassi 70-100.000 dollari netti al mese. E poi sono passato alla business class, alla first class. Però la realtà è che quello è il budget dei 30.000 euro al mese, quindi poi non cambia così tanto. Se provate a comprare la felicità, non ci riuscite. Io conosco tantissime persone che devono comprarsi, ma devono, cioè loro non riescono a non farlo, ok? Devono comprarsi macchine o bottiglie di champagne ogni volta, orologi, hanno proprio
ci sono due sindromi. La prima è la ricerca della soddisfazione. E siete fottuti se la ricercate con i soldi, perché sennò vi aumenta l'ansia. Questa è una delle cose negative di quando avete più soldi, no? Come disse, mi sembra, Notorious Big o qualcosa. Cioè, more money, more problems. It's true. Alcuni lo devono fare per farsi vedere. Un lato negativo di quando avete i soldi è che ci sono due tipi di persone, si riassumono secondo me in due macro categorie di persone che hanno i soldi. Le prime sono quelli ricchi di famiglia, ok? E anche quelli poi si ridividono in persone responsabili che prendono in mano il business familiare o che hanno un'eredità, che hanno soldi, patrimoni di famiglia, ma che sono persone responsabili, persone che hanno studiato, persone che investono in modo conservativo il loro patrimonio e quindi spendono in modo conservativo. Alcuni di loro hanno addirittura un senso di colpa nello spendere soldi che loro percepiscono non essere loro, ma questo è per un altro video. Alcuni altri sono delle merite teste di cazzo che semplicemente non hanno mai lavorato in vita loro, non capiscono che i soldi debbano essere prodotti e possano finire e che ci deve essere una proporzione tra quanti ne entrano e quanti ne escono, ma siccome ne entrano per i loro investimenti o ne hanno talmente tanti che più o meno non possono finirli, quelli li trovi a fare una vita, a mio parere, immeritata perché non li hanno guadagnati loro, però loro dicono: i miei genitori, i miei avi hanno fatto questo denaro, io non devo lavorare, lo sputtano. Quelle sono le teste di cazzo. È anche molto difficile stare, voi capite che se c'è una persona a cui il papà ha lasciato 500 milioni di euro in un trust e questo c'ha 50 milioni all'anno da spendere, io non gli posso stare dietro, cioè con tutti i soldi che posso guadagnare, tutte le cose, non riesco assolutamente. Se io e questa persona andiamo in discoteca e questo decide di spingere, cioè non esiste. Quindi alcune persone della seconda invece categoria di cui vi volevo parlare, che sono gli arricchiti. Io sono un arricchito non perché qualcuno mi ha dato dei soldi, ma perché mi sono arricchito io. Quindi io so la fatica che ho fatto e la fatica che faccio. Sono conscio del valore di 50.000 euro, di 100.000 euro, di 1 milione di euro, di 2 milioni di euro, di 100.000 euro guadagnati al mese, eccetera, eccetera. E quindi mantengo comunque una proporzione tra quello che spendo e quello che guadagno. Quindi alcune persone che, ripeto, devono comprare certe cose, lo fanno per o ostentare una vita che non hanno, perché vogliono vivere la vita delle celebrity di Hollywood, che però guadagnano magari 40 milioni all'anno. Molte di loro sono povere, vi interessa la sapere, povere nel senso in debito, che non hanno soldi in banca. Questo è un altro lato triste, perché la realtà è che per quanti ne hai, quanti ne puoi spendere. E qui c'è un po' il problema di quando tu appunto devi comprare le cose per affermare a te stesso o agli altri oltre un certo limite che tu hai soldi, è che finisci povero, non c'è modo. Io vivo a Dubai, pensate a una città come Dubai. Dubai, ragazzi, non fai paura a nessuno. Cioè, tu, Dubai ti consuma e ti lascia KO per terra se tu vuoi fare il ricco di turno. Ci sono delle bottiglie nei club di Dubai che costano 125.000 dollari. Vuoi spendere 1 milione al mese, 2 milioni al mese? Puoi farlo tranquillo. Vuoi spendere 1 milione al giorno? Puoi farlo tranquillamente. Non c'è un limite. Quindi, si configura una guerra al massacro. In questa guerra, se tu sei bilanciato, a me piace a volte fare si sboccia poveri. Io a volte vado, se siamo andati in discoteca, spendo 10.000 dollari in una sera. Ok, posso permettermelo, non c'è problema. Quei 10.000 dollari non hanno un effetto sulla mia vita. Comincerebbero ad avere un effetto sulla mia vita se li spendessi ogni giorno, per esempio, o se non potessi fare a meno di, anche quando non mi sento, anche quando non voglio, di farlo. Voi dovrete raggiungere il più velocemente possibile, quando avete i soldi, il nirvana e il menefreghismo, che è una cosa che i soldi aiutano se ce l'avete già connaturato. Io ce l'avevo già, il menefreghismo verso gli altri. A me non me ne frega niente di quello che pensano gli altri. Io dico, sono milionario, non ho l'orologio, sono vestito, questa probabilmente è una maglietta, non lo so se arriva, non è una maglietta di marca, sono qua con le calze, non me ne frega niente, ok, di certe cose. Poi magari me ne frega di avere, di, ripeto, volare in prima classe e spendere 10.000 dollari, cosa che non spendo neanche più perché ho le miglia e quindi viaggio più o meno gratis. Ma il fatto è che dovete trovare delle aree della vostra vita in cui voi volete spendere soldi e vi piace. A me piace volare in prima classe, posso non fare foto e non documentarlo neanche per i social, anche se a volte lo faccio perché è la mia vita, ma io comunque volo in prima classe. Sono a New York, mi piace andare nei bei ristoranti, trattarmi molto bene a livello di cibo, penso che si veda.
Non me ne frega niente di altra cosa, vado in giro con delle scarpe da ginnastica, sono delle Reebok o delle Adidas da 80 euro, 100 euro gialle. Guardate, sono accanto, le sto guardando, a delle Louis Vuitton da 1600, ho anche delle Louis, per farvi capire, no? C'è delle Louis Vuitton da 1600 dollari immotivate, ok? Siamo andati a fare pirla, io e donna, al negozio di Louis Vuitton, abbiamo comprato 5-6 mila euro di roba. E mi sono tolto questo sfizio, per esempio, no? Ho visto queste scarpe, voi non le vedete, sono le vedete in qualche mia foto, così. Ed è stata una cosa non per gli altri, ma per me, no? Mi ricordo che eravamo di fronte alla vetrina e donna fa, possiamo guardare la vetrina? Guardare la vetrina, possiamo anche entrare, entrare, come entrare? Sì. Lei non era molto allineata ancora a livello di mindset sulla nostra situazione economica, che è una cosa estremamente tenera. Io dico, beh, entriamo, come entriamo? Entriamo, sì, sì. Devo dire che si è abituata abbastanza subito. E gli faccio, dai, scegliti delle scarpe. No, costa una borsa. Non mi dico, poi ha preso sia gli stivaletti che la borsa. E io ho preso delle scarpe che mi piacevano. E va bene in quel momento vivere il protagonismo di quella situazione, ok? Godersi il fatto, quel mese avevo guadagnato, non so, 300.000 euro, di dire, possiamo spendere questi 5.000 euro in questo negozio? E va bene, le scarpe non le metto quasi mai. Le ho messe ieri che siamo usciti, ma nevertheless va bene viverla così. Se è una cosa centrata, se sei una persona bilanciata, ok, quella volta lì godi, no? Fai l'eccesso e lo devi vivere anche bene senza sentirti colpevole. Un'altra cosa è essere obbligati a farlo tutti i giorni perché devi mettere la foto su Instagram o perché se non ti compri un nuovo paio di scarpe da 2000 euro al giorno non riesci a sentirti bene. E il problema è che più cose compri più te ne devi comprare, perché se io andassi tutti i giorni, potrei andare tutti i giorni da Louis Vuitton a spendere 5.000 euro, sì, quello che guadagno all'anno copre questa cifra qua, sarebbe responsabile assolutamente no, riempirei la casa di scarpe e poi ne me ne servono sempre di più, poi mi servono le borse, poi mi servono gli aerei, è un gioco assolutamente al massacro. E non è neanche un gioco che un milionario, un multimilionario si può permettere, forse se hai 5-600 milioni ben investiti hai una rendita garantita. È bene notare che pochissime persone raggiungono questa situazione, ci sono anche moltissimi ricchi che non hanno delle situazioni finanziarie felici, che non investono, piuttosto che spendono una cifra, ogni anno erodono il patrimonio che hanno, piuttosto che hanno magari un patrimonio non investito e appunto se ogni anno si mangiano 1 milione, 2 milioni, ma dopo un po' finisce, a meno che tu non abbia 3 trilioni. E quindi tutte considerazioni che vi voglio insegnare. Arrivate a un punto in cui non ve ne frega niente, è pericolosissimo se avete, i soldi amplificano, se avete dei vizietti diventerete più viziosi con i soldi, se vi piace la cocaina io spero non diventiate mai ricchi, perché se diventate ricchi diventate poveri, perché metterete i soldi, voi mettete soldi in quello che per voi conta di più. Se per voi è l'immagine oltre un certo livello, è giusto avere una bella immagine, curarsi, comprarsi magari dei vestiti belli, a me non me ne frega niente, c'è chi dice ma perché non ti vesti con i vestiti, non mi interessa, ho dei begli abiti per quando mi servono, dei bei vestiti ce li ho, ma poi fondamentalmente magliettina, jeans e scarpe da ginnastica. Perché sono milionario? Perché io per esempio il mio essere milionario e finanziariamente indipendente è in quello, è nel, a me non me ne frega niente di quello che pensi tu quando mi vedi con la maglietta del mercato. Non mi interessa quando vado in giro. Posso comprare una maglietta a 10.000 euro, non la voglio, ok? Non me ne frega niente che non abbia l'orologio, non me ne frega niente che io arrivo con l'autista, con la Lexus e tu scendi dalla Lamborghini. Posso andare al concessionario domani, non sono cose che mi interessano. Un altro discorso è appunto questo degli sfizi, cioè è giusto togliersi degli sfizi, io penso che gli sfizi vadano assolutamente tolti, perché non bisogna vivere con patimento la propria situazione economica, altrimenti è inutile. Penso altresì che bisogna farsi, molte persone che iniziano a guadagnare smettono, una matematica, un budget, cioè se voi avete meno di qualche milione di liquidità, guadagnate molto bene, investite tutti i mesi, avete un chiaro piano per vivere di rendita vera nel futuro, comprare una supercar nuova, per esempio, è imbecille. Consiglio che ho dato a molte persone che io frequento, non tutti mi hanno ascoltato, e va benissimo. Però la realtà è che comprare una macchina, per esempio, da 200-300 mila euro, quando tu magari hai un paio di milioni in banca, secondo me è sbilanciato, ho già fatto questo video. Tu dovresti prendere quello che guadagni, metti che guadagni 50 mila euro ogni mese, hai 2 milioni in banca, situazione ottima, sei multimilionario, guadagni bene.
Investi tutti i mesi nella borsa per il lungo periodo, prendi degli appartamenti a reddito. Cosa succede tra 5, 10, 15 anni? Farai ancora quello che fai? Non ti piacerebbe tra 15 anni avere 30 milioni investiti al 4, 5, 6% all'anno e dire io non ho più bisogno di soldi per il resto della mia vita? A quel punto comprati quel cazzo che vuoi, perché una Lamborghini oggi ti va a togliere anni di vita, o ci metti molto più tempo ad arrivare ad avere una situazione molto più stabile. Poi hai 100 milioni, fai quello che vuoi. O quantomeno devi capire questi ratio. Prendi la Lamborghini, ma non prendere altro, ok? 2 milioni, 50.000 euro al mese. Se cominci a prendere la Lamborghini, la casa da 50.000 euro, no, 50, non troppo per me, da 20.000 euro al mese, per gli uomini, le amichette, le mantenute, eccetera, diventa complicato, diventa complesso. Quindi se siete persone bilanciate, essere milionari sicuramente cambia la vostra sicurezza. Accumulerete una rispettabile dose di potere. Soprattutto la cosa più bella sarà che non dovrete più fare un sacco di cose che prima non volete fare. La più bella cosa che voi potete avere con i soldi non è tanto le Lamborghini, cioè se le volete compratele, per carità. Per me è la casa. Io devo vivere in un ambiente di lusso. Eccoci qua. Dicevo, quando io vado in cucina e vedo che ho la cucina di marmo con l'isola, tutto il lusso, i lampadari, abbiamo la casa arredata da un architetto russo. Mi sono fatto l'home gym, adesso faremo la piscina in giardino. Io ho bisogno di questa cosa qua, per esempio. C'è chi può vivere in una casa modesta, io no, per esempio. Devo avere una casa lussuosa e va benissimo. Ma oltre un certo punto non fa una differenza. Per le cose materiali vi posso assicurare con profondissima competenza che dopo un po' vi stufate. Se non vi stufate, le cose materiali si compreranno voi dopo un po'. Occhio ad accumulare stuff, occhio ad accumulare cose. Se lo fate perché siete centrati, siete a budget, vi piace, io voglio il parco macchine, è legittimo. Quanto costa una macchina? 200, no, la voglio no, 200.000, ok. Stai comprando una macchina di 200.000 euro che tra un anno vale quasi la metà, e quanti soldi hai? Puoi assorbire il deprezzamento? Qual è il tuo obiettivo? Stai mettendo via soldi ogni mese, stai investendo soldi ogni mese, quanto guadagni, quanto è instabile il tuo business? Cosa c'entra con la Ferrari? C'entra tanto, ok? Voglio il parco macchine perché voglio guardare il parco macchine, non le guido neanche, è giusto, non è sbagliato, è sbagliato pensare che sia sbagliato, è giusto, però ci facciamo un piano, ci facciamo un budget, soprattutto se siete partiti da zero. Ripeto, vostro papà è morto, vi ha lasciato 150 milioni investiti al 5% e avete 7 milioni e mezzo all'anno senza fare niente, farete dei ragionamenti diversi. Ci sono persone così che se non avessero i soldi protetti dal trust si sarebbero già mangiati tutto. Ci sono persone che ricevono 100, 200, 300 milioni in eredità e in 5 anni sono in debito, quindi occhio, però va bene. Ma sempre stando a budget, con dei ratios, con delle proporzioni, altrimenti non va bene. Altre cose che vi posso dire, ripeto, potete dare in outsourcing un sacco di cose quando guadagnate bene, diciamo quando siete milionari, usiamo questa frase. Quindi io non faccio quasi più niente nella mia vita, ho degli assistenti, ho delle persone che se ne occupano, abbiamo persone che cucinano per noi, potano le piante per noi, puliscono casa per noi, prenotano i ristoranti per noi, prenotano i viaggi per noi, prenotano i corrieri per noi, il DHL se devo spedire qualcosa, se mi deve arrivare, se devo trovare qualcosa, voglio ordinarla, non lo so, un libro particolare, il mio assistente si prodiga nel trovarlo. E quindi tutto ciò che voi non volete fare, e potete quindi comprare dei servizi magari di qualcosa che costa un po' di più perché c'è dentro la convenienza, no? Il done for you, il non voglio preoccuparmi, dai un po' di più, però voglio un servizio dove io non devo usare le mie risorse mentali, ok? Quindi questo sicuramente è una componente bella. Però la realtà è che se avete un progetto di lungo periodo e se non guadagnate 100 milioni all'anno, dopo la prima la botta sarà all'inizio. E quando guadagnate 20, 30, 40, 50 mila, avete un cuscinetto liquido, fate un upgrade della vostra vita, ve lo meritate, ve lo siete guadagnato. Passate e fate un upgrade di quello che è importante per voi. La cosa è non fare un upgrade di una cosa che non è importante, cioè a me non me ne è mai fregato più di tanto, non è che non mi piacciono, sono sincero, non sono alte nelle mie le macchine, ma la Ferrari in garage, ma sì, per carità, ma non è alta nelle mie priorità. Se io all'inizio avessi comprato la Ferrari, perché per antonomasia, è quello da evitare, il ricco nella concezione come una cosa falsissima ha la Ferrari, in realtà la Ferrari non è neanche la macchina dei ricchi, se volessimo, ma non stiamo qua a dire queste cose, è la macchina di chi gli piace la Ferrari.
sono molti, molti più persone che hanno la Ferrari che non sono ricche rispetto a sono ricche che hanno la Ferrari, ma lasciamo perdere. Per dimostrare agli altri, per avere lo status symbol, sarebbe stato poco furbo. Per me è molto più utile viaggiare in first class. C'è chi ha la Ferrari, mi viaggi in economy. E nel momento in cui una persona ha la Ferrari, sviscerarle bene queste cose, nel momento in cui una persona ha la Ferrari perché è a budget, cioè ha dei milioni, ha capito che questo non supera una certa percentuale del proprio patrimonio che si è imposto, risparmia, investe i soldi prima di comprare la Ferrari, la compra dopo aver fatto le cose importanti che è risparmiare, investire eccetera eccetera, e poi per lui o per lei non è importante volare in first o in business class, vola in economy, non c'è assolutamente niente di incongruente, c'è di incongruente agli occhi degli altri, ma a te non te ne frega assolutamente niente. Ok? E il momento in cui le cose invece diventano un obbligo, non va bene. 30.000 euro al mese, ragazzi, la realtà è quella, la vita che volete al trentello al mese. Tutto ciò che viene dopo dovete gestirlo con prudenza e con intelligenza, e non solo, ma se non avete, vi dirò questa cosa, capita sempre, se non avete un reale progetto di accumulo di ricchezza, perché oggi c'ho la gola che non va bene, perché oggi guadagnate così, ma dite sì, ma tra 10 anni cosa faccio? Se non avete un progetto, se non vedete oltre, se volete solo fare, se ragionate al mese, cosa pericolosissima, non volete neanche più fare niente oltre 30.000, perché non vi servono. Molte persone che hanno cominciato, soprattutto di business online, così, dicono io guadagno 32.000 euro netti ogni mese, non c'ho più voglia di fare niente. Perché non vi servono, non ve ne servono altri, perciò dovrete trovare anche dei perché che vanno oltre lo stile di vita. Io spero che questo video vi sia utile, io sono Big Luca, il più milionario di Dubai, arrivederci.